Quello che diavolo era? Alla voce di quel cazzone di Woody Woodpecker. Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino mio vicino della vecchia Sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Guido. Dove andiamo? Riverside. Va bene, Riverside sì. Posso aiutarti? È serata, eh? Già, puoi dirlo forte. Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare non appena uscito. Ehi, andiamo. Non ti sei divertito al bordello? Sì, certo. E grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andrà meglio. Promesso. Lo spero proprio. Allora che succede? È semplice. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette. Poi riportiamo il camion e prendiamo la nostra parte. È un gioco da ragazzi. Un attimo. Mi pare di essere finito in galera per un gioco da ragazzi. Questo. Non preoccuparti, l'ho già fatto. Prima tappa, Riverside. Va bene. Fidati di me, poi mi ringrazierai. Ma che cazzo? Ehi, Vito! Sveglia, sveglia! Cristo! Marte, smettela di urlare! Ho un mal di testa! Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo! Vito! Vieni giù! Oh, Cristo. Quello che diavolo era? Alla voce di quel cazzone di Woody Woodpecker. Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino mio vicino della vecchia Sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Dobbiamo farci un bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Guido. Dove andiamo? Riverside. Va bene, Riverside sì. È serata, eh? Già, per dirlo forte. Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare non appena uscito. Ehi, andiamo. Non ti sei divertito al bordello? Sì, certo. E grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andrà meglio. Promesso. Lo spero proprio.
Allora che succede? È semplice. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette. Poi riportiamo il camionet e prendiamo la nostra parte. È un gioco da ragazzi. Un attimo. Non pare di essere finito in galera per un gioco da ragazzi come questo. Non preoccuparti, l'ho già fatto. Prima tappa, Riverside. Va bene. Fidati di me, poi mi ringrazierai. Adesso? Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me. Ok, sali e passami la roba. Ciao, una stecca di Reds. Passami una stecca di Reds, Vito. Bingo. Ecco qua. Ehi, che fortuna. Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Una stecca di blues, Vito. Blues, stecca di blues. Cazzo, Vito, stai attento. Così va meglio. Ecco qua. Ma che cazzo? Ehi, sergente, come va? Una stecca di blues, come al solito? Ah, credo che prenderò le whites stavolta. Hai sentito, Vito? Andiamo, una stecca di whites. Bingo. Grazie, Joe. Ora levatevi dalle palle, va bene? Ok, è ora. Sale, Vito. Prossima fermata, Millville. Palla grande oggi. Stiamo facendo dei bei soldi qui. Ragazzino, Marty, lavora per Eddie? Gli piacerebbe, ma non ha neanche 18 anni. Sbrigate i lavoretti per me, mi fa da autista, fa qualche consegna, cose così. Ma se credi una specie di gangster, credo che guardi un po' troppi film. Ma se il suo modello sei tu, hai in un mare di guai. Ah, sì? Fonzo. Eppure mi ricorda te alla sua età. Appunto, da quando ti conosco ho passato 2 anni in Europa a scrivere i proiettili e sei in galera. Un mare di guai. Che c'è? Qualcuno ti ha cagato nel caffè stamattina? Ti sei dimenticato dei bei vecchi tempi? Magari un giorno me li ricordi tu.
Visto? Che ti avevo detto? Liscio come l'olio oggi. Ok, ti sei quasi fatto perdonare, quasi. Dai, come potrebbe andare meglio? Hai l'aria fresca, buona compagnia e stai facendo una vagonata di soldi. Non male per uno che è appena uscito di galera. D'accordo, ok, ascolta. Se le prossime ore filano lisce per queste, siamo bene. Ecco il Vito che conosco. Bene, arriveremo in un secondo. Ehi, una stecca di blues, per favore. Dammi una stecca di blues. Sì, proprio quello. Ciao, prendo un pacchetto di Reds. Una stecca di Reds, Vito. Sì, proprio quello. Hey.
Cosa vendi, amico? Compri o guardi solo le vetrine? Chissà. Vendiamo sigarette. $2 la stecca, $100 lo scatolone. Ti propongo un affare. Tu sganci 10 stecche e forse vi facciamo andare via tutti interi. Senti, amico, se te ne torni nella tua macchinina con i tuoi amichetti, io farò finta di non aver sentito. Che te ne pare? Non ci arrivi, vero, stronzo ciccione? È il nostro territorio e dovete pagare per lavorare qui. Quindi paga. Sei tu quello che non ci arriva. Sai con chi stai parlando? Ti do un'ultima possibilità. Vattene ora e forse... Lo so con chi parlo. Con un grasso ciccione pizzaiolo da 2 soldi che vende sigarette rubate nel mio territorio. Ed è ora di chiudere bottega, stronzo. Ok, ragazzi. È ora di una svendita col boss. Merda. Ciao! Cazzo! Che mi dici ora, ciccione? Che te devo dire? Avanti, sali su quella macchina e andiamo. Va bene, becchiamo uno di questi coglioni e damogli una lezione. Accelera, Vito, si sta allontanando. Sono a tavoletta, Joe, più veloce di così non va. Dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamalo. On the heels of a study that said smoking could have health-related drawbacks, the cigarette companies are now extolling the virtues of smoking on a regular basis. Jerry Pendergrass, spokesman for the Big Break to... I guess on invisible. Buonasera wrestling, un attimo che sono in mezzo ai paccheri. E come mai non puoi fare live? Diciamo che pure io a me stasera non è grande la connessione, però fortunatamente riesco ad andare in live. Ah, credo!
E niente, vabbè. Mi hanno fatto fuori, non capisco perché mi hanno attaccato, sinceramente. Non stavo facendo del male a nessuno. E mi dispiace, Res. Ah, sul riscaldamento PC. Guarda, no, un'altra volta da qua devo partire via, quindi. Va bene, becchiamo uno di questi coglioni e damogli una lezione. Accelera, Vito, se sta allontanando. La tavoletta, Gio, più veloce di così non va. Se devi streamare e giocare insieme, sì, deve veramente un PC tanto tanto potente. Io, devo sincero, c'ho il laptop che... Merda, e ora? Inchia, dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiamo. Io alla fine streamo da console, quindi me la riesco un po' a caricchiare, dai. Mi dispiace, sei proprio sfortunato con Twitch tu. Non ci vai proprio d'accordo. E dai, muovi. Se questo si muove a parlare al telefono. E vabbè, dai, non demordere, la prossima volta andrà meglio, dai. Io sfortunato, allora, in download oggi avevo una connessione proprio scarsa. In upload, sinceramente, abbastanza decente. Infatti si sta vedendo abbastanza bene la live, almeno mi sembra. Dal mio portatile sembra che si vede abbastanza bene. Vabbè. Questo sta qua. Lo vuoi togliere? Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando, ecco, questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un bracco di checche? Che cazzo è successo? Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno, ma... Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato due testoni per quel furgone e le rimoglio. Per vostra fortuna, Cazzoni c'è qui con me Steve, uno dei ragazzi di Derek. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Risolveremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Va bene, Crazy Horse, so dov'è. Steve porterà dei ragazzi. Gli faremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. Ah, va bene. Niente sparatori, però, così sembrerà un'altra guerra. Vabbè, dai. Domani non voglio leggere di una strage. C'era un giornale. C'era un certo, po' di sicuro, gente sicuro, non preoccuparti. Ci penso io. È successo questa cosa? Ok, dobbiamo vederci con Steve davanti al Crazy Horse. La buona notizia è che ci darà una mano. Quella cattiva è che Eddie rivuole i suoi soldi. Tutti e 2000. Merda. Credi davvero che tireremo su due testone da quelle là? Non lo so, vediamo che cosa hai in mente, Steve. Di certo non lo fa perché ha il cuore tenero, lo sai. Andiamo. E vabbè, dai, non lo so. Mi dispiace, non so che dirti, purtroppo ci sono passato pure io. Eddie era proprio incazzato. Per queste problematiche qua. Ci credo. Sono incazzato anch'io. Intendo farci almeno $2000 con quelle teste da cazzo, anche se non hanno un centesimo. Ci sto. Ma che tipo di lavoro fa Steve per Eddie? Lui lavora per Derek e Derek è il nostro. Ma streamare allora. Io che cazzo ne so? In fondo anche tu accetti incarichi da Derek, no? Giocare anche se insieme, lavori per Eddie. Facciamo tutti quello che si può per campare. E contro coglione. Vabbè, dai, non te la prende più di tanto, sono cose che... imprevisti che succedono. Eh,
proviamo un po' a aumentare. Troppo. Fa sentire la voce un attimo. Via da strada! Consumi mia benzina! Mi senti? È il massimo che posso fare con l'audio, purtroppo. Se no fammi fare una cosa, o provo a abbassare tutto a 50, fammi fare una cosa. Voci tutto, facciamo tutto. Empire Bait. Empire Bait. Come mi senti adesso? Ma devo arrivare a abbassarlo proprio tanto sto audio qua, fammi vedere. Ma io non so se è un problema proprio di mafia che altro. Secondo me questo. Facciamo un'altra volta a 20, va. Vedi un po' adesso. Dico, adesso com'è che ho passato a 20? Come si sente? Ehi, hey Steve. Ehi. Hey. Ehi, hey, ragazzi. Mart, che ci fai qui? Ehi, hey Joe. Vengo con voi. Steve ha detto che potevo venire. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti... Allora lascio così a 20... Posto, dai. Quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. L'hanno raffinato e gli hanno rotto tre denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto sta l'altro zitto. Giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo. Forza ragazzi! Ehi, avanti! Adesso ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni! Dai, spero che si senta un cazzo po' meglio. Era. Adesso. E dici come procede l'audio? Si sente okay, meglio? Basta così. Lasciamogli un piccolo regalo. Vito, Marty, ho delle Molotov nel bagagliaio. Andate a prenderle e tiratagliele dentro. Ehi, è un piacere, Steve. Sì, perché ho aumentato effettivamente un po' troppo l'audio. Devo lasciamo, devo capire se è un problema solo di mafia o di tutto il gioco. Perché non... Che aspetti? Prendi la bottiglia e tirala dentro. Non è così difficile. Così imparano. Va bene. Ora andiamo alla fonderia.
Dentro, ragazzi. Ci vediamo all'ingresso principale. Va bene. Ma del mio audio tu ti riferisci quanto parlo? Cioè, perché praticamente, come vedete la cosa? Boh, io mi sento bene. Siete entrati. Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Il prossimo. Bel colpo. Siete morti, stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzo. Merda, sono armati. Facciamoli fuori. Sono armati. Provo a prenderlo di lato. Teneri, ragazzi. Tutto ok? Quello stronzo mi ha sparato! Oh, cazzo! Scoprimi, coglione! Vai, 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 ti copro io! Ehi, ho bisogno di aiuto! Sei morto! Pronto! Non riesco a mirare! Non lo so, come mi senti adesso? Allora, vabbè, dai, lascio così. Ma secondo me potrebbe anche variare da gioco in gioco, eh? Può essere che l'audio proprio qui in questo gioco è alto. Ormai è nostro. Prendilo alle spalle. Coprimi. Ho bisogno d'aiuto. Venga a prenderti, bastardo. Eccolo là! Un'altra di queste ed è morto! Bel colpo, cazzo! Ti copro io, muoviti! Oddio, ho sparato a qualcuno! Dipende dall'audio. Poi io ho le cuffie wireless, potrebbe essere anche questo, ma però mi trovo bene con le wireless. Mi piace anche per la tua live, purtroppo registrare viene tutto un altro paio di maniche. Ti faccio vedere io, stronzo!
è nostro. Sono proprio bravo. Non ammazzate! A lasciarne qualcuno anche a me? Vaffanculo, pezzo di merda! Di addio al tuo culo! Oh, questa... mi devo avvicinare un po' di più. Una bella sparatoria, questa parte qua. Secondo me, allora, se invece abbiamo trovato la quadra con l'audio, lascio sempre a 30 tutti i giochi. E... qua ce ne stanno ancora tantissimi. Cavolo, ti sono nascosti. Ciao, ciao, buona registrazione, dai. Sapete con chi avete a che fare? Ti copro io, muoviti, muoviti! Tutto ok? Stronzo, mi ha sparato! Vai, ti copro io! Non è mio. Oh, ma perché si toglie da qua da sta posizione? Si è impallato il personaggio. Sei morto, coglione! Sì, mi piace, ci ho ammazzato!
Oddio, ho sparato a qualcuno! Mi ha sparato! Prima in gamba, cazzo! Ah, non riesco a mirare! Posso andare avanti per tutto il giorno! Sei carne morta! Eccolo là! Fuori. Lo so che ci sei! Ah, chi è? Mi ha lanciato la moto! Un'altra di questi ed è morto! Ormai è nostro! Prendilo alle spalle! Ma porca miseria! Stai bene? Ehi, Joe, non dirlo a niente. Sei morto! Ne ho preso uno! Vedi di non morire finché non è tutto finito! Ti faccio vedere io, stronzo! Un colpo, cazzo! Ah, oh, 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 niente male! Ti rompo il culo! Vediamo all'inferno, stronzo! Vai, vai, scopro io! Così, fatti sotto palle mosce! Sono proprio bravo. Non era così male. Che cazzo fai? Ti ho detto di coprire. Spara, porca paletta. Fuggiti tutti! Sbrighiamoci ad ammazzarlo! Provo a prenderlo di lato.
Sentite, abbiamo esagerato. Eddie non sarà affatto contento. Io credo di sì, invece. Che dovevamo fare? Lasciarci uccidere? Questi pezzi di merda non daranno più fastidio a nessuno. Mai. Beh, e ora, Steve? Ora me ne vado a casa a farmi una bistecca, una doccia e un goccetto. Divertiti. Io e Joe abbiamo ancora da fare. Ci vediamo dopo. Merda, come li tiriamo su due testoni per Eddie? Lo sai quanto vale una macchina come questa? Minchia, Vito, sei un genio. Questi piccoli gioielli costano, no? Scommetto che Derek ci dà almeno 1000 vertoni per te. Per chi fosse in live, ho visto che c'erano 4 persone. Perfetto. Sì, come si sentiva? Dove cazzo? Ah, ecco. Ah, ma io devo andare fino a qua. Il bolide, devo andare fino a qua. Ah, ma il bolide, secondo me il bolide è questo qua. Come si sente? Prestimi, se ci sei, batti un colpo. Come mi sente la voce? Omissione di soccorso. Ah, porca miseria, fammi scappare da questo, che sennò mi danno la caccia. Fammi andare, fammi esaminare così mi ritolgo dalle scatole. Thank you.
Vabbè, qua la polizia quanto ti si mette addosso, non è facile scrollarsela via. Sembra che l'abbiamo seminati. Ma la meta dove cavolo è? Fammi vedere. Ah, lo sto andando bene, dai. Omissione di soccorso. Ancora. Ricevuto. Dai, comunque il gioco. Comunque. Vabbè, forse non si vede con lo streaming, però. Allora, non è malvagissimo il lavoro che hanno fatto, rispetto a a quanto si diceva leggendo le recensioni. Ovviamente ci si può sempre aspettare, cioè voglio dire, ci sono alcuni momenti in cui l'impatto generale visivo cala, come i palazzi, le cose, in alcuni momenti c'è proprio un calo di le texture che si formano al momento in alcune parti, però poi esempio in questa fase qua, in alcune fasi invece si mantiene stabile la qualità visiva, cioè sullo stato ottimo. Me lo segnala qua, però non riesco a capire con chi devo parlare, con questo? No. Che posso fare per te? Non è qua, perché
perché devo scendere. Fammi scendere, forse da queste parti. La Eddie dov'è? No, non è manco qua. Aprire la mappa, vediamo dov'è questo tizio. Ah, ma è qui. Oh, a cagare. Io mi ostino a fare sto lavoro di scassinare, poi non sono un peppone, infatti. Ce l'ho fatta, dai. Ci ho messo sempre troppo tempo, però piano piano diventerò un ottimo scassinatore. Evitiamo di andare addosso alla polizia, se possibile. Ecco, così si parcheggia bene. Dando una botta a destra e una a sinistra. Allora? Ecco. Beh, un sollievo, cazzo. Stupidi drogati de merda. Ora staranno al loro posto. Bel lavoro, ecco la vostra parte. Grazie, Eddie. Hai bisogno di altro da noi oggi oppure tutto? Sai, dovrei fare una cosa. No, è tutto per oggi. Se mi serve altro, vi chiamo.
a rivederla. Pronto. Vito, abbiamo un problema. Prendi una pistola e vediamoci al bar. E cerca di procurarti un mezzo decente. Va bene. Ci sarò. E la domenica è fottuta. Polizia! Sappiamo che sei in casa. Polizia! Apri la porta! Vogliamo solo farti qualche domanda. Ma
Ciao, Eddie. Ciao, Vito. Che succede? Volevo presentarti una persona. Vito, lui è Carlo Falcone, il capo della famiglia. Piacere, signor Falcone. Vito! Allora, Vito, che cosa ne pensi di Alberto Clemente e Luca Gurino? Beh, onestamente, signor Falcone, quegli stronzi hanno provato a fregarmi $5,000 e poi mi hanno lasciato marciare in galera. Bene, perché quei due si stanno preparando ad attaccarci. Così sembra proprio che dovremmo fare qualcosa noi, prima che la facciano loro. Eddie ti dirà il resto. Sono sicuro che non mi deluderai. Arrivederci. È stato un piacere, Vito. Che sta succedendo qui? Ieri notte è sparita una macchina con sede ai nostri ragazzi. In città si dice che forse Luca c'entra qualcosa. Chi è sparito? Harvey Beans e i due che dovevano proteggerlo. Tony Bowles e Frankie l'Irlandese. Ok. Beans è il contabile di Carlo. Se quello parla, siamo fottuti. Chi vuoi che faccia? Voglio che lo aspetti davanti al Freddy se lo segui per vedere se è coinvolto. Quindi dovremmo prepararci allo scontro con Clemente. Se scopri che ha qualcosa a che fare con questa storia, lo fai fuori. E se qualcuno dei nostri è ancora vivo, provi a liberarlo. Cerca di trovarli prima che si mettano a parlare delle nostre operazioni. Almeno pensa. Dove pensi che andrà? Ah, non ne ho idea. Quindi vai preparato. Usa una macchina veloce e cerca di avere delle armi. Nessun problema. Ok, passa di qui quando hai finito. E Vito, non parlare a nessuno di questa storia. Capito. Buona giornata. Allora, aspetta Luca fuori da Freddy. Spero di rivederla presto. Arrivederci. Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Ok, cominciamo. Non devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi. Dobbiamo pedinarlo.
stai andando, Luca? Riverside? Lascia carrozze di bruschi, forse. Mike non si fa coinvolgere in queste cazzate. Ma certo, finalmente, ma certo! Eddie aveva ragione. Ok, devo entrare là senza farmi vedere. Posso farmi vedere finché non saprò che è successo ai ragazzi. Io lo so che lo sanno che lo so. Non riesco a dimenticare. Devo dimenticare. La fogna. Forse è di là. Forse riesco a toglierla. Dio, che puzza! Merda, quel cane può essere un problema. Solo per delle bistecche credo che ammazzerò qualcuno. Zitto! Che c'è qualcuno là? Non c'è nessuno, non l'hai visto, quindi stai zitto e ci siamo tutti con me. Uccidetelo, idioti!
UCLA. It's the year from yesteryear. UCLA, Empire Bay's new zone. Bob Berman. Technology gets even more exciting. Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Non devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi. Accelerare, si allontana. Lo sta prendendo. Non posso perderlo ora, devo avvicinarmi. Devo accelerare, si allontana. Lo sta merda, l'ho perso. Ora non lo troverò più. Radio. Yesterday's hits, just like you remember them. ECLA. Devo avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi.
Dove stai andando, Luca? Riverside? Lascia carrozze di bruschi, forse? Mike non si fa coinvolgere in queste cazzate. Ma certo, di Clemente, ma certo! Eddie aveva ragione. Ok, devo entrare là senza farmi vedere. La fogna. Forse riesco a toglierla. Mio Dio, che puzza! Quel cane può essere un problema. Cazzo! Se Luca si è fermato solo per delle bistecche, credo che ammazzerò qualcuno. Eccoli là. Ora sei mio, piccolo stronzo pelle ossa. Come si sente l'audio adesso? Come si sente l'audio? Che ho cambiato cuffie, secondo me si dovrebbe sentire meglio. Come si sente adesso? Se c'è qualcuno, qualche animapia in live, che vedo che ci sono due persone, se mi può dire come si sente la mia voce adesso.
Vabbè, perché mi pare che si sente un po' meglio. Secondo me devo fare un investimento anche su delle cuffie di buona qualità con un buon microfono. Spero che il capo sappia cosa sta facendo. Rischia di scoppiare una guerra. Vedi. Stattene qui tutto il giorno, eh? Non voglio fare tutto da solo. Allora, mi faccio solo una cazzo di sigaretta, rilassati. Già, questo l'ho già sentito. Questo ce ne devo passare da quest'altra parte perché qua è pieno di guardia nemica. Allora, pensi ancora di ritirarti? Già, forse il mese prossimo. Che bel posticino proprio. Stavo pensando forse, sai, a fare il doppiatore. Ma scherzi, e che diavolo ti assumerebbe? Voi due, il turno è finito. Come il turno è finito? Avete la merda nelle orecchie, ho detto che per oggi avete finito. Ma non ho finito di battere la carne. Non farmelo ripetere, il turno è finito. Fuori dai coglioni. Va bene, non c'è problema. D'accordo, andiamo. Sì, arriviamo! Un amico mi ha dato il nome di una puntata sicura. Ti dico che vincevo una fortuna. Ah, un vero peccato. Pensare che non sappia della droga. So dove avete preso i soldi. Falcone pensa di aver messo su una buona attività. Ma non se la caverà. Allora, come l'avete portata negli stessi? Io non so niente. Sono solo un contabile. Non prendere per il culo, stronzo. Vuoi finire come il tuo amico qui? Su, guardalo. Guardalo bene. Ti crede più forte di lui? Quando finiamo con te, ti mettiamo in una di queste macchine e poi ti tretiamo. C'è solo da vedere se magari sarò abbastanza buono da ucciderti prima, stronzo. Che cos'è questa minchia di puzza? Ehi, c'è qualcuno laggiù? E tu che cazzo sei? Minchia, chi sei, capitan sacco di merda che è venuto a salvare il mondo? Chiudi quella cazzo di bocca. Ehi, io ti conosco. Sei l'idiota che girava con quel coglione di Barbaro. Pensavo che stessi ancora marcendo in galera. Ma cosa cazzo credi di fare qui? Mi manda Falcone. Non è contento che stronzi su chiacazzi provino a trasformare i suoi ragazzi in carne attrita. Così ti sei messo con Falcone, eh? Beh, sai che ti dico, se sapessi davvero come stanno le cose preferiresti essere ancora in prigione. Ma comunque ora non importa. Ha
ragazzo sa incassare, sarà un vero massacro. Sto piacendo proprio come sto giocando stasera. Il ragazzo sa incassare. Sarà un vero massacro. Bravo, Sammy! Su, Sammy, più grinta. Ragazzi, lo lascio a voi. Stai sbagliando tu, stronzo! Hai cercato di fottere i tipi sbagliati! Fuori, rotti in culo! Grazie, Dino. Le dobbiamo un favore. Ti manda Eddie. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? Sta scappando! Para! Io e io! Ancora, mi hai mancato! Guarda, ne ho preso uno! Capito, io non soffro! Capito, dai, andiamo! Non male, ragazzo, non male! Capito, fagli vedere che sai fare! Bene, Vito, prendiamo quel piccolo stronzo. Quel succhiacazze si piscerà sotto. Che succede? Mi avete già ucciso? Già, sono morti! E indovina chi tocca! Merda, troppo tardi. L'arrivano! Copro! Ah, crepa, stronzo!
dicono! Capito, dai, andiamo! Oh, stronzo! Vengo a prenderti! Cos'è se spara, picciolo? Questo è il meglio che sai fare! Oh, un altro a terra! Oh. Dai, Vito, muovete! Coraggio, stronzo, quante sono! Oh, Vito, bel colpo! Vito, io entro, coprimi! Non sai fare, devo... picciotto! Corrimi! Io entro! Guarda e impara! Cazzo stronzi! Ho un lavoro, Vito! Sei una Tirami giù, andiamo! Hai cercato di fottere i tipi sbagliati! Oh, grazie, Vito. Giù, dobbiamo un favore. Ti manda Eddie? Già, si è accorto che mancavano un paio di ragazzi all'appello. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Non vi scordate di me, ok, ragazzi? Ha una pistola! Muoviti, ti copro io! Tirami giù, andiamo! Hai cercato di fottere i tipi sbagliati! La miseria! Mi vuoi tirare giù o no? Grazie, Vito. Ti dobbiamo un favore. Ti manda Eddie? Già, si è accorto che mancavano un paio di ragazzi all'appello. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? Devo sempre fare da solo, eh? Fanculo! Crepa, stronzo! Parte sotto, stronzo! Hai cercato di fottere i tipi sbagliati! Oh, per la miseria! Mi vuoi tirare giù o no? Grazie, Vito. Ti dobbiamo un favore. Ti manda Eddie? Già, si è accorto che mancavano un paio di ragazzi all'appello. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? Su, pezzo di merda! Ma che avete paura? Mi hai mancato! Dai, andiamo! Dai, Vito, muovete! Cercato di fottere i tipi sbagliati. Oh, tirami giù, andiamo. Grazie, Vito.
dobbiamo un favore. Ti manda Eddie. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? Te faccio saltare la testa! Vaffanculo! Vaffanculo, mi hai mancato! Dai, andiamo! Dai, mi sto muovendo! Non male, ragazzo, non male. Bene, Vito, prendiamo quel piccolo stronzo. Quel succhiacazze si piscerà sotto. Che succede? Li avete già uccisi? Già, sono morti. E indovina chi tocca. Merda, troppo tardi. L'arrivano. Pezzo di merda! Io entro. Ce n'è un altro. Bene. Bel lavoro. Ora prendiamo quel cazzone. Toc, già, toc. Prima che faccia altre dai, telefonate. Dai, fammi entrare. Se non ce la faccio ad aprirla. Già, ci serve qualcosa di pesante come un ariete. Ci sono. Useremo quel carrello. Cazzo. Fottuto figlio di che... Dai, cazzone. Pensi di essere furbo, cazzo? Pensi di essere tanto furbo? Avanti, prova! Figlio di puttana, che sta facendo? Bastardo! Ora ti faccio vedere com'è, brutto stronzo, figlio di puttana, buono a nulla! No, 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 aspetta, no! Mi diverto un po' con Luca prima di tritarlo. Puoi farlo anche tu? Grazie del pensiero, ma... Non ti piace vedere Luca, eh? No, non mi piace vedere Luca. Ti capisco, ma non sai che te perdi. Mi sa che inizio con quel pungolo per il bestiame di cui blaterava. Già, Eddie voleva che me ne occupassi di persone. Non preoccuparti.
Così ci vorrà solo un po' più di tempo. Sto minchione non merita una morte rapida. Non posso darti torto. Ok, allora vado. Puzzo come un cesso, devo lavarmi. E di Ed di non preoccuparsi di Luca. E Vince, apri la porta, è tutto finito. Tu? Sei ancora vivo? Già, che ti aspettavi? Senti, prima di andare a casa, vuoi darmi una mano con la bella addormentata? Lo sai? Non è affatto male come idea. Succhiando mi fa: oddio, 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 oh, ma che minchia! Sei tu che puzzi così? Guido, oh Cristo, perché non ti sei fatto un cazzo di bagno prima di tornare? Mi hai detto tu di tornare appena finito. Pensi che mi piaccia? Ok, ok, com'è andata comunque? È fatta. Bene, e i nostri ragazzi, li hai trovati? Sì, Luca li teneva nel macello. Frank è morto,
Ma Bolse e Pin stanno bene. Li stavo interrogando quando sono arrivato. Qualche testimone? Nessuno, a parte una decina di guardie del corpo. Sta fermo, ok? È stata dura. Già, mi sa anche a me. Ma ehi, te la sei cavata e sei arrivato qui tutto intero, giusto? Allora vai a darti una lavata prima di rovinare l'appetito a tutti. E brucia quei cazzo di vestiti che hai addosso, santi Dio. Mi perdoni, signor Scaletta. Signore, forse dovrebbe tornare a casa. Ha una pessima cera e un pessimo odore. Arrivederla. La prego di fare presto, monsieur. Puzza di formaggio. Of a study that said smoking could have health-related drawbacks, the cigarette companies are now extolling the virtues of smoking on a regular basis. Jerry Pendergrass, spokesman for the Big Break Tobacco Company, released a statement that said, quote, the findings in the study are superficial at best. Big Break Tobacco always puts its... È perfetto! E torni presto. Ehi, Vito, ce l'hai fatta? Ehi, Eddie. Oh, bel vestito. Ehi, che succede, ragazzi? Perché gli abiti da festa? Vito, stasera il signor Falcone ci fa entrare nella famiglia. Io e te ci promuovono. Ma dai, stasera? Già. Davvero? Oggi. Perché non me l'hai detto prima? Che dobbiamo fare? Lo scoprirai. Ma prima c'è una persona che vuole fare due chiacchiere con te. Leo, che bello rivederti. Che ci fai qui? Ehi, ragazzo. Volevo parlarti di quello che succederà stanotte. Vieni a sederti qui. Va bene, certo. Ehi, grazie ancora per il tuo aiuto. E
per avermi fatto uscire di prigione. E ora mantengo la seconda promessa che ti ho fatto. Seconda promessa? Già. Ti avevo detto che quando avremmo reclutato avrei fatto il tuo nome, no? E ora è fatta. Tu c'entri qualcosa con questo? Ma lavori per già. Frank Vinci? Sarebbe stato bello averti nella famiglia, ma ho pensato che Joe è il tuo miglior amico. Siete cresciuti insieme, come me e Frank. E dato che Joe ha lavorato per Carlo, quando tu stavi dentro, io ho suggerito di prendere anche te, insieme a lui. Grazie, Leo, io... Non devi dire non so proprio dire. Niente, né a me né a nessun altro. È così che funzionano le cose, Vito? Sì. Ora andiamo, meglio non farli aspettare. Va bene, ci vediamo di sopra, ragazzi. Di che parlavate? Niente, solo abbiamo parlato dei vecchi tempi. Come quando a Leo gli è caduto il sapone? Ok, basta così, andiamo. Cazzo. Siete proprio due bambine, giuro su Dio. Ok, aspettate qui. Statemi a sentire. Vi chiamo uno per volta. Quando siete dentro, fate quello che vi dicono, ok? Joe, entra. Ehi, in bocca al lupo. Va bene, tocca a te, Vito. Signori, questo è Vito Scaletta. Vito, sappi che questa famiglia noscia è cosa segreta. Stai entrando in un gruppo ristretto. Un gruppo che non esiste per tutto il resto del mondo. Da oggi la famiglia noscia sarà per te più importante della famiglia tua, o di Dio, o del paese. Se ti dico di uccidere tuo fratello, tu lo uccidi. Fammi vedere quale dito preme il grilletto. Ripeti dopo di me, Vito. Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. A me conosco. Signori, vi presento il nostro nuovo amico, Vito Scaletta. Sono molto contento di avere con noi questi due uomini bravi e capaci. E sono felice di averli accolti in presenza dei nostri stimati ospiti, tra cui Don Frank Vinci. E come suggerisci... Mi chiederete perché volessi rischiare ancora dopo quasi 7 anni di galera. Dove sono cresciuto, le persone importanti avevano le palle per prendersi ciò che volevano. Verrai pagato per i tuoi servizi da Eddie. Vuoi aggiungere qualcosa, Frank? Qualunque cosa facciate, signori, state lontani dalla droga. Niente droga. È la nostra politica. Se fanno un sacco di soldi... E dopo anni passati a fare il lavoro sporco di qualcun altro, ero pronto a rischiare per essere finalmente qualcuno.
E va bene, credo che possiamo concludere qui la live. Siamo entrati nella famiglia Falcone. Abbiamo ricevuto, diciamo, il nostro diciamo, battesimo di sangue. E va bene, l'audio un pochino devo correggere questo fatto dell'audio, però mi sembra che va meglio. E alla prossima. Ok.